Un piano costruito per rispondere alle reali necessità ed esigenze del territorio. Così il direttore generale dell'ASP di Caltanissetta, Carmelo Iacono, ha commentato il piano di riordino della rete ospedaliera approvato dalla Giunta di Governo e dalla 6ª Commissione Sanità della Regione Sicilia. Un documento ufficiale che sarà oggetto di confronto il 4 aprile, come annunciato dall'assessore alla Sanità, Baldo Gucciardi, a Roma, che se approvato darà il via all'iter per l'applicazione del piano di riordino. Occorre ora riadeguare l'atto aziendale, ricalcolare le piante organiche e mettere a concorso i posti vacanti. In attesa di questo passaggio la Regione ha però autorizzato i concorsi per 5 posti di primario, a Caltanissetta quello di ostetrice ginecologia, cardiologia e per il reparto trasfusionale, mentre a Gela urologia e malattie infettive. Sono soddisfattissimo perché la provincia di Caltanissetta ha raggiunto il suo obiettivo. Abbiamo avuto riconosciuto l'ospedale di Caltanissetta come DEA di secondo livello, quindi è un ospedale di riferimento regionale e proprio per questo, oltre alle discipline che abbiamo, che ci sono state confermate tutte, sono state inserite delle nuove discipline che qualificheranno ulteriormente la nostra prestazione, ad esempio la unità operativa complessa di chirurgia toracica, la unità operativa complessa di chirurgia maxillofaciale, la unità operativa complessa di chirurgia plastica, e queste non sono discipline di poco conto. L'ospedale di Gela è stato promosso ospedale DEA di primo livello, quindi SPOC, e proprio per questo, oltre alle discipline che già aveva, ha avuto altre discipline. Cito la neurologia, cito la unità operativa complessa di oculistica, cito il mantenimento dell'otorino come unità operativa complessa, cito la neurologia che sarà una struttura semplice, cito la struttura semplice di ematologia e cito anche la struttura semplice dipartimentale di Breast Unit e la unità operativa semplice di anatomia patologica. Sono tutte discipline che completeranno l'offerta sanitaria su un territorio così importante qual è il territorio di Gela. Abbiamo mantenuto e abbiamo fatto sopravvivere i 3 ospedali più piccoli con il pronto soccorso, che era l'istanza principale, con la presenza del pronto soccorso, che era l'istanza principale di questi territori, portando un'assistenza di base anche in tutti e 3 gli ospedali. Con l'ultima cosa importante è che, pur essendo un ospedale di zona disagiata, quindi con disciplina di base, l'ospedale di Mussomeli ha mantenuto la sua unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia. Quindi massima risposta ai territori, massima soddisfazione da parte di questa direzione generale. Per quanto riguarda la pianta organica, adesso dobbiamo vestire questo progetto. Voi sapete che dobbiamo rideterminare le piante organiche, vedremo che risorse ci daranno, però sarebbe un vero peccato avere un progetto così funzionale e non poterlo fare funzionare.